Ospite di Dischi e Musica, Francesco Arpino, benvenuto. Grazie ragazzi, ciao, buongiorno. Non so se ti devo salutare nano nano. Nano nano, vai. Marco e Mindy, lo vedevo quando ero piccolo. Visto che tu hai a che fare con gli alieni, allora magari in questo momento sarebbe il caso di usare il loro saluto. Esatto. Senti, vedo che cominciamo subito con dire delle cose belle, insomma, che circondano tutto il tuo mondo musicale. A cominciare da questa stupenda chitarra che ci hai imbracciato. È una Gibson del 1955. Sta messa bene. Io l'ho chiamata come mia mamma, Rita. Io do i nomi alle chitarre. E niente, ce l'ho da un po' di anni e ho scritto tutte le canzoni con lei. A proposito di canzone, tu insomma, hai pubblicato questo singolo che poi è anche la title track dell'album che uscirà a fine anno. Ottobre. Ecco, Canzoni per alieni. Dacci un po' il senso, io l'ho letto il comunicato, quindi so, però spieghiamo anche ai Allora, nostri. canzoni per alieni perché io l'estate scorsa stavo suonando appunto su una spiaggia, ho scritto e mi è venuta in mente questa melodia e questo testo, ho scritto tutto insieme e ho detto a canzoni per alieni perché prima di tutto io mi sento alieno perché ascolto dischi appunto di 20 anni, 30 anni prima. E mi piace molto quel tipo di musica Britpop ed è quella che faccio da sempre, che oggi non va quasi più, quindi mi sentivo un po' alieno io stesso. E poi perché appunto ho detto, sai, magari sono l'unico che lo fa e quindi diciamo avevo a che fare proprio con una Un'esigenza interna. Esigenza interiore, esatto. E poi dice la canzone dove non parlo di problemi ma di soluzioni, perché mi sono un po' stufato di sentire sempre, perché nelle canzoni spesso ci si lamenta, invece volevo cercare di dare un messaggio positivo. Assolutamente, mi sembra diciamo, la strada giusta per essere anche un po' ottimisti in questo periodo così complicato. Veniamo un po' non solo al brano, ma anche a chi ha collaborato. Tu hai, diciamo, vanti collaborazioni veramente molto importanti. Fra l'altro, ci dicevamo prima anche del nostro amico Adriano Pennino. Quindi, Grandissimo produttore arrangiatore, lo saluto caramente. Hai una sfilza di nomi che hanno collaborato con te, è enorme, insomma. Manca solo Gennaro Pasquariello e poi, insomma, ce li hai tutti. Molto volentieri, Gennaro. Tra l'altro mio padre è di Napoli, quindi con me sfondi una porta aperta, ecco. Del Vomero, esattamente. Senti, raccontaci un po' questa collaborazione con questo produttore Tu che è sai chi è? Chris Thomas. Beh, allora Chris io lo conosco da qualche anno, me l'ha presentato Phil Spalding, che è il mio bassista da tanto tempo e con cui ho scritto tanti brani. Phil Spalding è il bassista di Elton John e di Robbie Williams, e a sua volta mi ha presentato Chris Thomas, che è stato il produttore dei Beatles, del White Album, di mi pare 9 o 10 dischi di Elton John e tante altre collaborazioni. Lui ha mixato Dark Side of the Moon, ha fatto tante cose, Chris. Ci siamo conosciuti nell'estate del 2017, ci siamo molto presi, umanamente e anche artisticamente, e Chris ha deciso di produrre un mio brano, che sarà il brano che aprirà il disco, appunto, che sarà accompagnato dall'uscita del disco a ottobre, e in più mi ha dato una supervisione su alcuni altri pezzi e mi ha dato tante dritte, tanti consigli. Ed è stato proprio lui a consigliarmi anche di rimettermi in pista, perché io per tanti anni faccio il produttore. E a un certo punto ho detto, anche sotto consiglio suo, ma perché non ricominci, non riprovi? E allora ho deciso di ripartire alla grande, con tutti i suoi consigli. Esatto. Il videoclip poi, fra l'altro, è fatto in cartone animato con un finale anche simpatico, simpatico assai. Hai trovato questo modo anche per insomma, Sì, essere più accattivante, insomma. il videoclip è un mio sogno che facevo ricorrente, poi ho chiamato tramite dei miei amici, sono venuto in contatto con Anonima Disegni, che
Matthew, che durante una telefonata nel periodo della quarantena gli ho raccontato questo mio sogno. Lui mi ha detto: cavolo, però facciamoci un video. Ed è nato quello che avete visto. Ok, perché non ci fai, visto che ce l'hai lì sulle gambe la chitarra, non ci fai sentire qualcosa al Vi volo? accendo la canzone. Sì, è una bella idea. Ok. Scrivo cose che fanno rima, scrivo cose che non fanno rima, scrivo ciò che esce prima. Io quando suono scappo, alle mode non mi aggrappo, io mi affido all'universo. Scrivo canzoni per alieni come me, dove non parlo di problemi, ma di soluzioni. Scrivo canzoni per alieni, solo canzoni per alieni, le mie canzoni per alieni, come me. Compro dischi di 20 anni prima, è benzina per la mia autostima, mi fa bene come la citrosodina. Sono le strofe con i suoni pop, le sento strane come mi fai strano tu, e di suonarle non mi stanco mai, non mi stanco mai. Scrivo canzoni per alieni come me, per chi non parla di problemi, ma di soluzioni. Scrivo canzoni per alieni, solo canzoni per alieni, le mie canzoni per alieni, come Molto bene, ok, grazie per questa esibizione. In questo periodo, insomma, sarà difficile portare in giro le tue canzoni. Ti stai organizzando anche tu in maniera smart oppure sei proprio in pausa, in Allora, attesa? intanto in maniera smart con dirette e quant'altro, ma da settembre cercherò di andare in giro il più possibile. E chiaramente periodo permettendo. Assolutamente sì, d'accordo. Va bene, allora noi ti ringraziamo di essere stato nostro ospite, contiamo di avere ulteriori notizie, magari facci sapere quando sei prossimo con l'album, che Assolutamente. così magari. Gennaro mi ha fatto veramente tanto piacere, veramente. Rimaniamo in contatto e magari ci facciamo una chiacchierata di musica. Io ho uno studio di registrazione a Sì, ho Roma, letto, ho letto. si chiama Rock Mi Amadeus, ho tanti, lavoro molto prettamente con cose vintage, quindi tu sicuramente saprai di cosa sto Sì, parlando. assolutamente sì. Niv, eccetera, eccetera. Grazie, D'accordo. Allora, grazie Francesco e in bocca al lupo, nano nano, in bocca al lupo Gennaro. per il tuo. Nano nano, nano nano, e a presto. Mayday, mayday, I've been shot, mayday.